Il 14 febbraio è la data che ricorda il giorno di San Valentino, festa degli innamorati o dell'amore, ma tra le leggende e le storie che fanno riferimento all'origine di questa giornata di festa, in nessuna si parla dell'amore travolgente, impetuoso, assoluto, ma nello stesso tempo protettivo e tenero, a volte straziante e devastato, ricco di ostacoli, perché, come nella storia di Romeo e Giulietta, sono forse gli amori non vissuti, ostacolati ed impossibili quelli che rimangono nella storia e nel cuore. Una delle leggende parla di un vescovo di nome Valentino vissuto nella città di Terni, martire e santo. A quei tempi, negli anni 200 circa, vi erano scontri di ideologie tra pagani e cristiani. Valentino cercava di diffondere e far convertire la gente al cristianesimo e così predicava la parola del Vangelo. Ma fu arrestato e decapitato a Roma per volontà dell'imperatore Aureliano. Fu seppellito a Terni, dove fu costruita una basilica a lui dedicata. A questa leggenda sono legate altre storie. C'è chi racconta che fu il primo a celebrare il matrimonio tra un pagano, il centurione romano Sabino, e una cristiana, Serapia, facendo in modo che i due innamorati vivessero la loro storia d'amore. Da ciò fu considerato il protettore dei matrimoni. Un'altra storia racconta che un giorno Valentino incontrò due giovani che stavano litigando. Lui raccolse una rosa e disse loro di tenerla unita nelle loro mani, e da quel gesto si riconciliarono nuovamente. Si racconta anche che Valentino fece volare intorno a loro molte coppie di piccioni, e da qui deriverebbe la parola piccioncini, che si utilizza quando una coppia si scambia effusioni affettuose. Valentino morì il 14 febbraio dell'anno 273, ma la festa fu istituita dal Papa Gelasio I nel 496. Da quel momento ogni anno per la festa di San Valentino è usanza fare regali ed inviare messaggi d'amore tra gli innamorati. Nei paesi anglosassoni ci si scambia cosiddetti Valentine o biglietti d'amore a forma di cuore o immagini romantiche. Queste sono le storie legate a questa giornata che viene festeggiata in ogni parte del mondo, ma l'amore fra due persone non è misurabile con lo scambio di doni o bigliettini romantici solo il giorno del 14 febbraio, perché l'amore è come una pianta, va innaffiata giorno dopo giorno, con frasi, gesti, azioni, e non solo perché è San Valentino. Non si diventa dolci e carini solo in questo giorno. Il regalo materiale, se il giorno prima non ci si è sentiti amati, va accantonato nella scatola dei ricordi. Il dono più grande è quello di vivere giornalmente in uno stato di serenità, di piacere, di sentimento con l'altra persona. L'amore è qualcosa di indefinibile, l'incontro di due anime e di due cuori che sentono il bisogno di stare insieme. L'amore è il più complesso dei sentimenti ed ha ispirato storici, scrittori e poeti. È un enigma che hanno cercato di risolvere anche gli scienziati. È definito il motore delle azioni degli umani, palpito dell'universo intero. Le storie d'amore più belle che sono rimaste nella mente di tutti sono quelle di Paolo e Francesca nella Divina Commedia di Dante Alighieri, Romeo e Giulietta di Shakespeare, Ulisse e Penelope di Omero dell'Odissea. Tutte storie ricche di romanticismo e nello stesso tempo di sofferenza, perché questo sentimento porta sia gioia che dolore. È un insieme di emozioni spesso non concordanti fra loro. Spiegare in maniera semplice cos'è l'amore non si può, perché ogni uomo, ogni essere umano lo prova in maniera diversa. In breve possiamo dire che è quel sentimento che va oltre il voler bene a qualcuno. Possiamo concludere questo argomento con una leggenda orientale, quella del filo rosso. La leggenda narra che ogni essere umano è legato alla propria anima gemella tramite un filo rosso invisibile, in grado di unire due persone senza ostacoli di età, distanze e di classe sociale. Un filo lunghissimo ma indistruttibile. Non importa quante difficoltà si incontreranno sul cammino dei due innamorati, ma conta. Non conta il tempo e lo spazio che li separa, il filo rosso li guiderà. Secondo la leggenda giapponese, l'amore può nascondersi ovunque, in attesa di entrare nella nostra vita.
Il filo rosso dice di attendere di non correre alla ricerca dell'amore, perché un personaggio simile a Cupido cinese, che abita sulla luna e ogni notte scende sulla terra a cercare le anime da unire per sempre, legando i loro mignoli con un filo rosso invisibile, a volte scorgerlo sarà difficile. Alle volte saranno ciechi, ma poi, se due persone sono destinate ad incontrarsi, non si perderanno più.